Ma senz'altro il derby sappiamo tutti insomma cosa rappresenta per noi, per la nostra tifoseria, è un qualcosa di molto molto importante e bisogna arrivarci nel migliore dei modi. Chiaramente ci arriviamo delusi e arrabbiati per quello che è successo martedì, perché abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere, però insomma ne abbiamo parlato, ci prendiamo a parere mio l'ottima prestazione, ma purtroppo siamo dovuti uscire da una competizione che per noi era molto molto importante. Ma diciamo che sarebbero 3 punti pesantissimi. Noi sappiamo che da qua alla fine ci aspettano 19 finali da vivere una dopo l'altra, sapendo che questa è una partita molto molto importante che va al di là della classifica. Ecco, alla luce di quello che tu stavi dicendo, è corretto dire che la Roma non lo può perdere, tu volendo lo puoi anche pareggiare? Ma no, io penso che un derby bisogna giocarlo e vincerlo. È normale che affrontiamo una squadra che sta facendo un ottimo percorso, che ha un allenatore molto molto preparato, che è riuscito sempre a mettere in campo, nonostante qualche infortunio, sempre squadre molto competitive e molto forti. Ma io, insomma, penso che tutti quanti i derby, per un modo o per l'altro, siano stati importantissimi. Questo è un derby molto, molto importante, però sappiamo che dopo questa partita ce ne saranno altre 18. Poi, per quanto mi riguarda, tutti i derby sono. È un'emozione particolare per me farli prima da giocatore e poi da allenatore. Quello che più mi preme è che i miei giocatori siano pronti ad affrontare questa sfida, sapendo che abbiamo tutti i giocatori che hanno già giocato derby, sa cosa significa per noi, per i nostri tifosi, giocarlo. Quindi dovremo avere molta, molta lucidità, perché abbiamo visto, non ultimo a martedì a Napoli, che gli episodi possano capovolgere la partita da un momento all'altro, quindi dovremo essere molto lucidi a capire bene le situazioni della partita. Ho Correa che sta meglio, ma Caicedo non mi ha mai fatto sentire l'assenza, perché è un giocatore importante. Immobile viene da 4 partite consecutive fatte 90 minuti, quindi dovrò valutare. In mezzo Parolo, secondo me, a martedì è stato uno dei migliori a Napoli. In difesa ho varie soluzioni. Per quanto riguarda destra, purtroppo non ci sarà ancora il recupero di Marusic, che è slittato di una settimana e mi toglie quella rotazione, perché anche Lazzari, che sta facendo benissimo, sono tante partite che gioca in continuazione, mentre Lulic e Johnny mi danno garanzie. Adesso manca un allenamento e mezzo e poi cercherò di fare le scelte migliori per la partita di domani.